Quando andrò in paradiso, non voglio che una campana lunga sappia di tegola all'alba, d'acqua piovana. Quando mi sarò deciso di andarci in paradiso, ci andrò con l'ascensore di Castelletto, nelle ore notturne, rubando un poco di tempo al mio riposo. Ci andrò rubando, forse di bocca, dei pezzettini di pane ai miei due bambini. Ma là sentirò alitare la luce nera del mare tra le mie ciglia e, forse, forse, sul belvedere dove si sta in vestaglia, chissà che tra la ragazzaglia aizzata, tra le leggiadre giovani in libera uscita con cipria odor di vita viva, non riconosca sotto un fanale mia madre. Con lei mi metterò a guardare le candide luci del mare. Staremo una ringhiera di ferro, saremo soli e fidanzati, come mai in tanti anni siamo stati. E quando le si farà a puntini, al brivido della ringhiera, la pelle lungo le braccia, allora con la sua diaccia spalla se ne andrà lontana. La voce le si farà di cera, nel buio che la sottiglia, dicendo: Giorgio, mio Giorgio caro, tu hai una famiglia. E io dovrò riscendere, forse tornare a Roma. Dovrò tornare a attendere, forse, che una paloma blanca da una canzone per radio sulla mia stanca spalla si posi. E al fine, dovrò riporre la penna, chiudere la cantera. E festa, dire a Rina, e al maschio, e alla mia bambina. E il cuore l'avrò di cenere, udendo quella campana, udendo sapor di tegole, l'inverno dell'acqua piovana. Ma no, se mi sarò deciso un giorno per paradiso, io prenderò l'ascensore di Castelletto, nelle ore notturne, rubando un poco di tempo al mio riposo. Questo ascensore, quale che anno l'ha fatto? Come? In che anno l'ha fatto? Sono tutte opere dei primi del Novecento. Opere 1901, 1902. E che una volta erano tutte liberty queste cose qui, capisci? Erano tutto inferriate liberty, all'interno degli ascensori c'erano delle boisserie di legno, di picciapaine, come si dice a Siena, o chissà cosa che è. Da plastica. Però, voglio dire, sono opere importanti perché mettevano le persone in condizioni di evitare lunghe camminate per le discese, per le salite, per gli anziani. Del resto Genova è un po' come San Francisco, su e giù. Su e giù. Ma ti registri? Sì, Sono che apposta. Questo ascensore è simile moderno antico. Sì, veramente. Vedete, osceno. È veramente osceno, una volta c'era tutta una boisserie di legno, erano bellissimi. Veramente di cattivo gusto. E lì le Trubigny qui, beh, per me saranno 6-7 anni fa. Sono arrivé. Destra? Di là, sì. Spettacolo, eh? Questo è la spianata di Castelletto, posto che una volta negli anni 60 purtroppo non era lastricato in questo modo, era con l'asfalto e i marciapiedi e purtroppo le macchine continuavano e anche gli autobus giravano intorno. Oggi è stata resa pedonale con salvando questo angolo straordinario di Genova, che è un balcone sulla città. È un posto da mille e una notte e quindi oggi, partendo dalla spianata di Castelletto,
Faremo idealmente un giro attraverso i grandi viali della circonvallazione a monte, fra virgolette, così si chiama, dove ci sono queste grandi vie come via Bertani, dove troveremo la funicolare ex ad acqua, come altri corsi, insomma, che prendono il nome normalmente dai grandi martiri del Risorgimento italiano che Genova ha contribuito in modo primo fra tutti, da Garibaldi, Mazzini, Bertani, insomma tutti i grandi del Risorgimento partono da qui, da questa grande città, fermento di idee che veniva da 700 anni di Repubblica. Adesso guardiamoci un po' intorno perché è veramente delizioso. Thank you.
Sono contento di rivedere questo posto dopo 40, 45 anni. Tutto sommato è inalterato. Adesso stiamo entrando a vedere un'antica chiesa, speriamo che non ci sia messa, se no rompiamo due di coppe, che io in tutti gli anni che sono stata a Genova non ho mai visto all'interno. Questo era un grande complesso monastico dove alla fine del periodo, che non so quand'è, forse probabilmente dopo la guerra, è stato chiuso e trasformato una parte in alloggi. La chiesa è rimasta dov'era, ma sopra hanno costruito degli appartamenti. Però la chiesa è molto antica, credo che sia la chiesa di San Nicolosio. Entriamo e guardiamo. Abbiamo incontrato questo garbato signore che è probabilmente anche uno dei custodi, dei guardiani di questa chiesa. È una chiesa straordinaria. È una chiesa straordinaria, un capolavoro, uno scrigno d'arte. E diciamo due notizie molto molto telegrafiche. Viene fondata nel 1305 da un nucleo di monache agostiniane provenienti da Granarolo che la intitolano appunto a San Nicola da Bari. Le monache agostiniane rimangono qua fino al 1540, quando la congregazione muore per mancanza di vocazioni, e l'intero complesso viene assegnato alle monache Clarisse di Albaro, che sulle fondamenta della chiesa del 1305, del convento del 1305, edificano l'attuale, così come lo vediamo oggi. Questa chiesa è chiesa consacrata, fu consacrata il 20 maggio del 1603, da Monsignor Mongioio, vescovo di Andria, presso Bari, forse fatto venire su proprio per la devozione a San Nicola, quindi da Bari, San Nicola da Bari, Nicola, Nicolosio, il nome della chiesa non è altro che la italianizzazione della voce dialettale, Nicola, Michele, eccetera, Nicolosio. È uno scrigno d'arte perché le monache fecero affrescare la chiesa da Giovanni Carlone, del quale possiamo vedere le stigmate di San Francesco, San Francesco che impone il velo a Santa Chiara, spostandoci più avanti del Giambattista Carlone. Questa magnifica cappella realizzata nel 1625 con San Francesco che sale nella gloria del paradiso, San Francesco rapito in estasi al suono di celesti melodie e San Francesco nel miracolo del fuoco di Rivotorto. Altra opera negli affreschi da vedere è l'affresco dell'altare maggiore, della volta dell'altare maggiore con San Nicola in gloria del Giacomo Boni e in quello che una volta era il coro delle monache, in alto l'orchestra del Giovanni Carlone, una splendida annunciazione, è bellissimo l'angelo a sinistra e la Madonna dall'altra parte. Quello era immaginatelo con una grata in legno attraverso la quale le monache potevano partecipare alle funzioni senza essere viste. Ancora alle monache dobbiamo il martirio di San Bartolomeo, copia da Luca Cambiaso di Bernardo Castello. Nel 1799 la chiesa subisce, come tutti gli ordini religiosi, le varie soppressioni, quindi viene chiusa, sconsacrata, trasformata in magazzino di corde, di munizioni o di gallette per la vicinanza dei forni pubblici. Largo Zecca era la piazza dei forni e quindi viene distrutta in ogni modo. Tutto l'oro che rivestiva le pareti viene grattato via, così pure gli angeli, i putti, eccetera. Questa cappella è frutto di un lavoro di restauro fatto negli ultimi due anni, grazie a un finanziamento della Compagnia di San Paolo, che ha riportato quasi all'antico splendore il Cristo magnifico che vedete lassù in cima del Bissoni. Senta, lei mi ha accennato a delle, vedo che lei manovra perfettamente il microfono, un uomo già versato in queste cose. Lei mi ha accennato prima a queste statue lignee di grande importanza. Statue lignee sono di enorme importanza. San Ludovico IX, re di Francia, insieme a Santa Elisabetta, regina di Portogallo, patroni della nostra fraternità, del Bissoni, del maestro del Maragliano. Del Maragliano, senza ombra di dubbi, il San Francesco, l'Immacolata. Quindi due Maragliano autentici, tre Bissoni autentici. Giovanni Andrea De Ferrari è l'autore della tela dell'altare maggiore che è stata adattata perché l'Ancona con San Nicola non sapevamo nemmeno come fosse con la soppressione sparì e non,
non ne abbiamo più notizie, i confratelli arrivando qui adattarono quanto avevano di più bello, cioè quel Francesco che presenta Ludovico ed Elisabetta alla gloria del paradiso, la Trinità, Giovanni Andrea De Ferrari. Basta? Io direi che lei ha fatto un ottimo quadro e un qualcosa che naturalmente incuriosirà molte persone che guarderanno questa cosa. È visitabile la chiesa? È aperta al culto tutte le domeniche, tutte le festività di precetto, dalle 9 alle 12, con la celebrazione fissa della messa alle 10 del mattino. Senta, lei mi ha fatto un grande regalo e la ringrazio. Spero che tutto questo farà in modo di dare notorietà a questo scrigno d'arte. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.
A conclusione di questa nostra tappa genovese, per tornare in via Bertani abbiamo preso quella che è la più antica delle funicolari genovesi. Era una funicolare ad acqua. Leggo che fu costruita alla fine dell'Ottocento ed entrò in servizio nel 1891 con il sistema di azionamento ad acqua che, sfruttando la forza di gravità, permetteva di far scendere una vettura zavorata con un cassone pieno d'acqua, trascinando per mezzo della fune l'altra vettura in salita. All'arrivo nella stazione a valle il cassone veniva svuotato e il ciclo si ripeteva. Ho in memoria proprio quando queste, arrivate in fondo, venivano svuotati con un gran tramestio d'acqua e spruzzi che salivano oltre la balaustra, per mezzo della quale la gente andava poi a portello. Peccato che non abbiano conservato questo sistema, e peccato anche, qui si vede, che questo magnifico chalet in legno sia andato distrutto in un incendio molti anni fa e non ricostruito con altrettanta scrupolosità. Peccato.